noi abbiamo cercato di mettere in evidenza come questo costruttivismo in realtà sia uno strutturalismo che pone il fondamento dei fatti psichici sul piano biologico. Ecco, ora, poiché poi questo strutturalismo corrisponde ad una forma mentale che è particolarmente sviluppata, si è sviluppata in funzione di una visione naturalistica del mondo, quindi è per noi di particolare interesse vedere quali sono le implicazioni di questa dottrina, che possiamo considerare la più significativa fra quelle che compongono la galassia delle concezioni naturalistiche della psicologia. Possiamo parlare oggi del contributo di un autore, uno psicologo e filosofo austriaco, che ha condizionato e ha influenzato la psicoterapia contemporanea, nel senso della psicoterapia sistemica e la terapia breve strategica. Descriviamo le caratteristiche di questa scuola di psicoterapia tenendo presente le sue caratteristiche e eventuali aspetti problematici e critici. Diciamo che Paul Watzlawick è stato uno psicologo austriaco nato nel 1921 e morto nel 2007. Seguace del costruttivismo, è stato esponente della scuola americana di Palo Alto, il Mental Research Institute. Egli si diplomò in realtà come psicoanalista junghiano nel 1954 a Zurigo. E quindi ha una formazione psicoanalitica molto diversa dal tipo di psicoterapia che poi proporrà. Lui è stato influenzato anche dalla filosofia orientale e dal buddismo. Infatti fece un viaggio in India di circa un anno dopo il diploma di psicoterapia, dove studiò il buddismo zen. Poi tornò in Occidente, dal 1957 insegnò psicoterapia negli Stati Uniti. Nel 1960 si stabilì a Filadelfia per studiare il modello di psicoanalisi diretta di John Rosen, che utilizzava, a partire da presupposti psicoanalitici, un modello di terapia basata anche su tecniche in cui il terapeuta aveva un ruolo attivo, direttivo, sfruttando anche aspetti di suggestione, per cui venne influenzato anche da questo tipo di modello di psicoterapia diretta. E in una di queste conferenze di John Rosen conobbe Jackson, uno psichiatra fondatore del Mental Research Institute di Palo Alto. In questo periodo storico, insieme a Bateson e a Jackson, costruì una collaborazione a Palo Alto in cui si mise in primo luogo la comunicazione tra esseri umani. Soprattutto venne approfondito il concetto di doppio legame nello studio della schizofrenia, per cui questa scuola venne ricordata innanzitutto per questi contributi. Quindi dal 1961 Watzlawick si stabilì a Palo Alto come ricercatore e si dedicò insieme a Bateson e Jackson alla pragmatica della comunicazione umana. Quindi questa è una sua opera del 1967 in cui si equipara l'esistenza umana alla comunicazione, per cui non si va a cercare il significato profondo dell'esistenza umana, il concetto di io, di soggetto, la sua modalità di nascita e di espressione, quanto in modo più pratico e pragmatico la comunicazione, equiparandola sostanzialmente alla trasmissione di informazioni come quella che avviene tra due macchinari, tra due computer.
si stava sviluppando nello stesso periodo la cibernetica come studio del funzionamento delle macchine, degli automi che stavano iniziando a essere creati, e quindi ci sono delle influenze molto significative anche da questo punto di vista. Il pensiero di Václavic si basa però come punto di riferimento sul costruttivismo di Piaget. Si basa su alcuni assunti che Piaget aveva proposto, secondo cui la mente organizza se stessa attraverso la comunicazione e quindi, tra virgolette, costruisce il mondo insieme agli altri soggetti. Costruisce non nel senso che il soggetto in questa teoria crea la realtà, quanto in senso pragmatico si può dire che, sospendendo ogni giudizio sulla realtà in sé, in senso assoluto, si valuta come la realtà umana e interumana possa cambiare attraverso il cambiamento del linguaggio dell'individuo e il linguaggio di più soggetti tra di loro. Quindi si studia anche come una famiglia comunica al suo interno, come la modalità di espressione intrafamiliare, per verificare se, modificando la comunicazione all'interno di un sistema familiare, è possibile arrivare a un cambiamento della realtà condivisa. Non si cerca ovviamente una verità assoluta, metafisica, né una epistemologia profonda nel tentativo di dare un significato all'esperienza dell'io, ma la cosiddetta viabilità, ovvero ciò che è percorribile strumentalmente per conoscere e cambiare la realtà. L'assunto è che cambiando la comunicazione di un sistema relazionale cambia la realtà. Quindi non si considera la relazione tanto come una modalità di espressione mia e la modalità che questo significa per l'altro, quindi il significato profondo del linguaggio e la possibilità di ricavare dal linguaggio l'espressione, i significati autentici dell'io, ma si tratta del linguaggio come un sistema di informazione che può essere trasferito da un'unità relazionale all'altra, come se fosse l'interfaccia di un computer che comunica con un altro. Václavic, nel testo Pragmatica della comunicazione, stabilisce 5 assiomi della comunicazione. Nel primo assioma indica come sia impossibile non comunicare, in quanto anche il silenzio, la non comunicazione, il rifiuto della relazione sono forma di comunicazione, anzi sono componenti fondamentali della comunicazione, perché riguardano la comunicazione non verbale, che storicamente è primitiva, ancestrale, quindi fa parte dell'origine del modo di relazionarsi dell'essere umano. Václavic inoltre sostiene che la comunicazione ha una componente di contenuto e una di relazione. Quindi il contenuto è il tema affrontato, la relazione è come viene affrontato, cioè con rabbia, con gioia, con gentilezza, eccetera. Il focus dovrebbe andare sulla relazione, se la comunicazione è coerente o ambigua. E si può soffermare sul significato della componente relazionale valutando la cosiddetta metacomunicazione, cioè il senso di quello che vogliamo comunicare. A volte si affronta una comunicazione con l'idea di voler esercitare un dominio sull'altro, oppure di esercitare un'influenza subdola attraverso un'aggressività indiretta. Quindi non è tanto importante che cosa viene comunicato, ma la modalità con cui la comunicazione viene trasmessa. A proposito della comunicazione relazionale, essa dipende anche dal tipo di scambi tra i comunicatori. Spesso dall'esperienza di questi autori si nota che alla base di una difficoltà, una conflittualità intrafamiliare ci sono dei comportamenti e delle comunicazioni stereotipate. Ad esempio, Václavic pone una situazione in cui una persona, il marito, si chiuda in sé.
nel contesto di comunicazione intrafamiliare. La moglie brontola perché il marito si chiude in sé, lui si chiude ancora di più, lei continua a brontolare e quindi si crea un circolo vizioso in cui i comportamenti non verbali hanno un ruolo fondamentale. Quindi il compito del terapeuta dovrebbe essere in modo diretto quello di smascherare il problema che c'è alla base, mettendolo in luce, altrimenti questo è un sistema di comunicazione che si autoalimenta. Quindi bisognerebbe che il terapeuta, senza aspettare troppo tempo, in quest'ottica dovrebbe in un modo chiaro dire: sta succedendo questo, lui si sta chiudendo sempre di più, lei brontola, e se voi due non riuscite a cambiare modo di comunicazione, uscendo da questi personaggi che state rivestendo, le cose inevitabilmente andranno avanti così. Quindi ci vuole un intervento attivo e diretto del terapeuta. Si sente anche l'influenza di John Rosen, che a proposito di soggetti psicotici dava delle indicazioni molto chiare, anche in modo a volte provocatorio, inaspettato, per suscitare una reazione emotiva nel paziente. Poi un altro assioma della comunicazione è la distinzione tra comunicazione numerica, ovvero quella logica razionale, e analogica, ovvero non verbale, che è quella più arcaica e penetrante. E da qui nasce anche lo studio del doppio messaggio, ovvero quando c'è, secondo Václavic, una discrepanza tra la comunicazione logica e quella analogica. Cita Václavic anche un'opera di Bateson, Verso una teoria della schizofrenia, in cui c'è l'episodio di un giovane affetto da schizofrenia che durante un ricovero in psichiatria riceve la visita della madre. E questo ragazzo era contento, le passa un braccio intorno alle spalle. A questo punto lei si irrigidisce, lui ritira il braccio, allora lei dice: non mi vuoi più bene? A questo punto il ragazzo non sa bene più come comportarsi, arrossisce, e la mamma dice: caro, non devi imbarazzarti così e aver paura dei tuoi sentimenti. Quindi c'è una discrepanza tra la comunicazione a parole della mamma, per cui dice sostanzialmente: allora non mi vuoi più bene, non devi imbarazzarti così, e il gesto della mamma di recare visita al figlio al fine di dargli un supporto. Il figlio si sente in trappola perché si allunga una mano per esprimere il suo affetto, vede che la mamma si irrigidisce, e se ritira il braccio, allora questo è un segno che non si, come se la mamma non fosse amata da lui. Quindi quando c'è una forte discrepanza tra quello che viene detto e l'atteggiamento di una persona, spesso il paziente coglie a livello primitivo questa scarsa armonia nella comunicazione, e quindi, soprattutto se un paziente fragile, può andare in crisi. Infatti questo paziente, dopo la visita della mamma, secondo quanto afferma Bateson, dopo la visita, dopo pochi minuti, aggredì un infermiere e fu sottoposto a una doccia fredda, che era una terapia che si faceva a quel tempo, quando non c'erano rimedi farmacologici. Questo possiamo immaginare che non sia un episodio di una lunga serie di incomprensioni relazionali tra il paziente vulnerabile e una mamma che faceva un gesto verso di accoglienza, verso di affetto verso il paziente, e subito dopo aveva un atteggiamento contraddittorio, o accusando il paziente di non corrispondere al messaggio della mamma, oppure avendo proprio un atteggiamento svalutante, sprezzante nei suoi confronti. Quindi se immaginiamo che queste comunicazioni siano state effettuate nell'arco di tutta la vita del ragazzo, possiamo capire come la schizofrenia abbia anche una componente legata a un fallimento della comunicazione verbale e non verbale.
Un altro assioma della comunicazione è che tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari. Si parla di simmetria quando due persone hanno lo stesso atteggiamento. Questo a volte può essere la base di una escalation di alcuni comportamenti. Ad esempio, se con un paziente agitato lo psichiatra si comporta in modo duro, diretto, dicendo che cosa fa lei, smetta di agitarsi, il paziente a quel punto non si sente compreso, si può agitare ancora di più e quindi lo psichiatra può ordinare una terapia farmacologica che il paziente non vuole e quindi si può creare uno stato di irrigidimento delle due parti non conciliabile che può portare all'amplificazione dell'aggressività del paziente. Viceversa, i comportamenti di comunicazione possono essere complementari, in cui invece c'è una capacità da parte dei due comunicanti di trovare un terreno d'intesa, per cui si creerà una persona che propone un certo argomento, un certo modo di vedere la realtà e l'altra persona che l'accoglie. Apparentemente è una comunicazione più funzionale, ma può essere fonte anche di gravi distorsioni del pensiero e del comportamento, come quando avviene nella follia nel disturbo psicotico condiviso. Quando c'è un soggetto che innesca un delirio nella persona caratterialmente più recettiva e dipendente, che quindi si convince delle stesse tematiche delirante del soggetto che ha iniziato a percepire il delirio. Quindi ci sono varie modalità di comunicazione che possono essere funzionali o patologiche a seconda della singola situazione. Vediamo che la comunicazione non è mai unidirezionale, ma è sempre bidirezionale. Inoltre che non si segue una causalità lineare, ma la causalità è quella circolare, ovvero la comunicazione può effettuare una modifica di concepire la realtà attraverso un meccanismo che è retroattivo. Qui si crea un parallelismo tra la comunicazione umana e i circuiti di feedback, di retroazione dei macchinari computerizzati. Infatti, visto che è l'essere umano ad aver creato le macchine, i robot, i computer, e all'interno di questi macchinari si sono stati effettuati questi programmi di retroazione, è ragionevole pensare che nella mente umana ci sia analogamente questo tipo di processo. E qui possiamo richiamare alla memoria il concetto di schema di Piaget che aveva proposto, secondo cui uno stimolo, in questo caso uno stimolo di comunicazione, viene recepito dall'organismo, che può essere il mio interlocutore, e da qui nasce una risposta dell'altro interlocutore, che però se condivisa dall'altro soggetto può creare una modifica intersoggettiva della realtà. Quello che Piaget aveva proposto è che questa realtà stessa sia una nuova realtà costruita sulla base della comunicazione e che quindi possa cambiare anche gli ulteriori stimoli nel soggetto con cui si crea la comunicazione. E quindi si crea un circolo retroattivo. La comunicazione non è un processo lineare ma circolare. Questo è una proposta del costruttivismo che viene poi applicata entro certi limiti nei sistemi familiari, per cui si parte dal presupposto che modificando il modo di comunicare all'interno di una famiglia anche la realtà, le comuni credenze dei singoli componenti della famiglia possano cambiare, e quindi facendo anche dando brevi proposte di cambiamento di comunicazione intrafamiliare, si crea una realtà nuova che inevitabilmente andrà a modificare l'equilibrio della famiglia stessa. Ad esempio, si può
si può pensare che un terapeuta possa dare un suggerimento agli elementi della famiglia all'interno di una terapia familiare. Il terapeuta dovrebbe avere sempre questo ruolo attivo di indicare un nuovo modo di comunicare attraverso piccoli suggerimenti, piccole modifiche che possono iniziare un cambiamento del modo di percepire la realtà. Ad esempio, se c'è un soggetto della famiglia che si lamenta molto di essere il soggetto designato come malato, come disturbato, mentre le altre persone sembrano avere un ruolo paternalistico con lui, a questo paziente si può proporre di avere a disposizione mezz'ora ogni sera per poter dire tutto quello che vuole in faccia agli altri componenti della famiglia. Gli altri componenti della famiglia dovrebbero stare zitti e non interrompere mai il soggetto, e se questo soggetto si lamentasse di qualcosa oltre questa mezz'ora, dovrebbero semplicemente dire: avrai la tua mezz'ora a disposizione. Quindi in questo caso potrebbero emergere delle critiche da parte di questo soggetto familiare che i familiari stessi non si aspettavano, oppure il paziente può anche sentirsi di non dire nulla, e anche questo va interpretato come una forma di comunicazione. L'obiettivo sarebbe quello di indurre una modifica del sistema, un turbamento di questo sistema, vedendo come si riequilibra questa modalità di comunicazione e se cambiando un input possono cambiare anche i vari ruoli all'interno della famiglia stessa. Quindi c'è sempre l'aspettativa di un intervento diretto da parte del terapeuta, che non si deve limitare a cogliere alcune sentimenti, vissuti e pensieri dei vari partecipanti, ma deve cambiare una situazione cercando di modificare la comunicazione. Questo per quanto riguarda la terapia familiare. Ci sono anche gli sviluppi nella terapia individuale che ha suggerito Václavík attraverso la cosiddetta terapia breve strategica, che è stata poi sviluppata in Italia da Giorgio Nardone. Si basa questa terapia strategica cercare di indurre anche qui un cambiamento del modo di comunicare diretto dal terapeuta. Si basa su una frase, questo modello di Heinz von Förster, che è un cibernetico austriaco del secolo scorso, che dice: se vuoi vedere, impara ad agire, che è una modalità inconsueta di interpretare la realtà, perché si parte sempre dal presupposto che deve essere prima la percezione a precedere l'azione. In questo caso invece si evidenzia che è un aspetto complementare, che a volte è l'azione a permettere di percepire la realtà in modo diverso. Quindi se si stimola il soggetto a percepire, ad agire sulla realtà, è un po' come fa il bambino secondo Piaget, che non riflette e poi agisce, ma prima agisce e poi cambia il modo di riflettere in base a nuove percezioni e a nuove aspettative, esperienze dirette che suscitano anche un cambiamento delle emozioni del paziente. L'obiettivo sarebbe proprio quello di ottenere un turbamento del paziente, uno senso di stupore oppure di anche di rabbia, di gioia, comunque un vivo coinvolgimento emotivo che può portare anche a una modifica della percezione, della rappresentazione della realtà. E viene citato un psicoanalista importante, Franz Alexander, che aveva proposto la cosiddetta esperienza emozionale correttiva, secondo cui a volte proprio un imprevedibile oppure anche indotto cambiamento della disposizione dei sentimenti del paziente che può indurre il paziente stesso a fare nuove esperienze e modificare la sua visione del mondo.
Franz Alexander era uno psicanalista, quindi riteneva l'esperienza emozionale correttiva la conseguenza anche di una lunga psicoterapia, in cui durante la psicoanalisi il paziente potesse in qualche modo avere queste esperienze immediate, apparentemente, questa ispirazione a modificare a livello emotivo una delle varie modi di percepire la realtà. Invece, secondo il terapeuta strategico, questa esperienza può essere anche indotta dal terapeuta. Non è necessario, secondo questa teoria, attendere anni di psicoterapia per giungere a questa esperienza emozionale correttiva, ma può essere indotta se il terapeuta è bravo a persuadere il paziente a cambiare il suo modo di comportarsi. Vengono citati i sofisti, viene citato una frase di Epitteto quando dice non è che cosa viene fatto, ma il significato che attribuiamo agli eventi, quindi è come ci disponiamo alla realtà che può cambiare la nostra esperienza. E quindi si può cercare di persuadere il paziente a modificare alcuni modi di comportarsi. Si riconosce una importanza significativa a tecniche suggestive, quindi. Infatti Vaclavic negli anni 70 scrive altri testi come Change e il linguaggio del cambiamento, ed è influenzato per sua stessa missione dal contributo di Milton Erickson, che era un medico ipnotista, rivisitatore dell'ipnoterapia moderna, e quindi quello che propongono i terapeuti strategici è una sorta di ipnoterapia senza l'induzione di una trance dissociativa. Secondo questo autore si può, tra virgolette, ipnotizzare il paziente senza indurre un'alterazione dello stato di coscienza, ma attraverso degli accorgimenti nel modo di relazionarsi al paziente stesso. Un modo è parlare con lo stesso linguaggio del paziente, assecondare il suo stile percettivo e comunicativo per indurlo piano piano ad abbassare le difese e lasciarsi andare. Per questo il terapeuta deve avere una certa elasticità mentale. Poi utilizzare la logica del paziente, la sua modalità di esprimersi, il suo modo di ragionare, instillando il dubbio che alcuni suoi modi di ragionare potrebbero essere non corretti, potrebbero essere non comprovati dall'evidenza. Ad esempio, un soggetto estremamente introverso, evitante i problemi, che si chiude in casa pervaso da un'ansia sociale, può essere indotto, innanzitutto, secondo questo autore, dovrebbe essere compreso e dovrebbe essere in lui riconosciuto che in effetti ci può essere questa tendenza delle persone a disprezzarlo senza entrare in conflitto col suo convincimento di base, però dovrebbe essere, attraverso la persuasione e la suggestione, essere indotto ad uscire di casa magari con un piccolo quaderno per annotarsi, osservare i segni delle persone che lo starebbero rifiutando. Quindi il modo di la comunicazione non verbale dell'altro, i piccoli segni nello sguardo, nell'espressività della faccia di disprezzo. Per cui se il soggetto quindi viene indotto a superare uno dei suoi limiti, che è quello di chiudersi a casa, perché viene indotto ad uscire, e dovrebbe verificare nella sua stessa esperienza se è veramente così, che le persone davvero lo disprezzano oppure semplicemente non si curano di lui, oppure anzi a volte hanno anche dei segnali di gradimento. E questo servirebbe, partendo dalla logica del paziente, a modificare il suo comportamento, fargli provare dei sentimenti di sorpresa, di stupore, oppure comunque dei convincimenti che le sue aspettative a priori non sono convalidate dall'esperienza diretta. Poi si consiglia di utilizzare un linguaggio positivo, propositivo, in modo da persuadere attraverso un invito al cambiamento, non focalizzandosi su quello che non è stato fatto o su quello che
sull'elenco dei limiti del paziente, che può anzi demoralizzarlo. Ad esempio, se c'è una seduta di terapia familiare e al terapeuta sembra che i genitori siano iperprotettivi nei confronti di un figlio che non viene sollecitato a maturare, ad essere autonomo, il soggetto, il paziente dovrebbe essere compreso, e il terapeuta soprattutto non dovrebbe accusare i genitori di essere eccessivamente protettivi, di aver sbagliato la modalità di educare il figlio, di non averlo indotto a prendersi le sue responsabilità. Il terapeuta dovrebbe dire: sì, finora avete fatto un ottimo lavoro perché avete supportato molto vostro figlio, dovete fare adesso qualcosa di più, cioè permettere a vostro figlio di assumersi ora le sue responsabilità. Quindi il contenuto non è molto diverso da quello di altri psicoterapeuti. Qui dovrebbe cambiare il modo di porsi nei confronti dei familiari, in modo da privilegiare un linguaggio positivo che possa essere più influente alla percezione dei familiari stessi. Poi viene incentivato l'uso del paradosso, a volte dell'ironia, dalla consapevolezza che il paradosso è una modalità di comunicazione che va al di là della logica lineare, razionale. Il paradosso toglie del potere ai meccanismi cognitivi che alimentano il disturbo e alla focalizzazione del paziente sui sintomi. Quindi attraverso l'uso del paradosso e dell'ironia, secondo Nardone e Václavic, si può anche superare dei momenti di impasse in cui il terapeuta e il paziente restano sempre ancorati a posizioni rigide e non c'è nessun segnale di miglioramento. Ad esempio, qui viene descritto un dialogo surreale tra un paziente gravemente ipocondriaco e il terapeuta, che classicamente dovrebbe rassicurare l'ipocondriaco dicendo che in realtà non ci sono delle patologie gravi. In questo caso invece il terapeuta amplifica il pensiero del paziente. Questo paziente dice: dottore, sono a pezzi, io sto male, sudo sempre, sento il cuore che mi batte forte. E poi sa, io l'ho detto a mia moglie, mi hanno fatto il malocchio. Lei non crederà a nessuna di queste cose, ma è vero, me lo ha detto la madre. Il terapeuta, con atteggiamento serio e riflessivo, dice: io credo proprio che lei sia gravemente malato, anzi, sono convinto che il suo morbo sia veramente oscuro. Sa, c'è malocchio e malocchio, probabilmente a lei hanno fatto il malocchio a morte, eccetera. Quindi ha questo comportamento di paradossalmente di amplificare le preoccupazioni del paziente. Il paziente all'inizio dice: dottore, ma cosa mi dice? Allora morirò, ma allora è proprio vero, sono gravemente malato, ma lei è proprio convinto di quello che ha detto, che sono malato, che si vede che mi hanno fatto il malocchio? E il terapeuta dice: certo, è evidente, sorridendo leggermente. Il paziente allora dice: dottore, ma lei mi prende in giro, io qui adesso non sto mica male, anzi, parlando con lei ora ho smesso anche di sudare e mi sento più calmo. Mi dica, dottore, è possibile che a 40 anni il cervello ci faccia questi scherzi? Quindi il problema con il grave ipocondriaco, che spesso si nota anche quando è ricoverato in ospedale, è che terapie farmacologiche spesso hanno una influenza solo transitoria, e che spesso l'atteggiamento del medico è quello di disconfermare le percezioni del paziente, non di instillare il dubbio quanto di rassicurare, col paradosso che nella comunicazione il paziente amplifica ancora di più la parte di chi dice: no, non mi capisce, io sto male davvero. Se invece paradossalmente il paziente dice: sì, sono convinto che lei sta veramente male, forse morirà, allora il paziente esce da questo personaggio del malato e dice: no, dottore, guarda che io in realtà sto bene, non sto così male. Quindi si crea una comunicazione che è paradossale, che è carica anche di ironia, che però secondo questi autori può essere la base di un cambiamento proprio dal punto di vista emozionale del paziente, che si rende conto essere lui stesso quello che si sta curando, dicendo: non è come dice lei, io non sto così male. Quindi questi sono atteggiamenti che, sempre secondo gli autori della terapia strategica, non sono solo estemporanei e
non servirebbero solo ad uscire da una crisi particolare, ma possono essere il segno di una ristrutturazione a lungo termine anche del carattere del paziente, del modo di intendere la realtà. È vero che non si parla di una personalità che deve maturare, che deve attraverso la riflessione e l'esperienza evolvere, quanto si parla di un sistema che può essere un sistema particolare come quello dell'individuo, un sistema relazionale che è quello familiare o quello della società, per cui Non viene considerata l'interiorità umana, ma solo l'esteriorità della comunicazione. Si prova a ristrutturare, a modificare, a correggere anche con l'uso in buona fede della suggestione e dei piccoli inganni il paziente, per fare in modo che sia egli stesso il protagonista di un modo di modificare la sua percezione della realtà. Viene anche citato Viktor Frankl, che è un esponente della psicoanalisi esistenziale, della logoterapia, perché era stato aveva proposto la tecnica della cosiddetta intenzione paradossa, in cui il terapeuta doveva in qualche modo incentivare il paziente paradossalmente a autoprodursi alcuni sintomi. Ad esempio, un soggetto che soffre di crisi di panico inaspettate e ricorrenti e che ha il terrore di andare in ascensore sul lavoro perché è convinto che avrà una crisi di panico, il terapeuta dovrebbe a lui dire: adesso vado in ascensore, si faccia venire la crisi di panico più forte che può, mi faccia vedere che lei è insuperabile nel farsi venire crisi di panico. E spesso il soggetto intenzionalmente, intellettualmente, che si concentra per farsi venire la crisi di panico, nota che questa crisi non avviene, proprio perché si utilizza l'intensità della psicopatologia in senso contrario, anziché per procurare un sintomo, per non farlo procurare. E quindi lì nasce uno stupore da parte del paziente, che più si concentra per procurarsi un sintomo, più nota che il sintomo non arriva. E da lì nasce un cambiamento potenziale nel percepire se stesso e anche una realtà che viene ricostruita dal soggetto stesso in modo diverso. Vediamo che questa terapia breve strategica in effetti è molto eclettica, perché da una parte utilizza anche attraverso comportamenti diretti, delle modifiche del comportamento, un po' similmente a quello che fanno i comportamentisti. In questo caso il cambio del comportamento però non dovrebbe essere solo un ricondizionamento brutto, ma dovrebbe essere l'occasione di una modifica del modo di costruire la realtà da parte del soggetto. Quindi c'è come schema base quello di stimolo organismo risposta e non quello rigido di stimolo risposta senza il ruolo del soggetto e dell'organismo, anche se qui il soggetto non si riferisce all'interiorità del singolo individuo quanto a un insieme di comportamenti esteriori. Poi c'è anche un influsso dell'analisi esistenziale, della psicoterapia umanistica, possiamo dire, della consapevolezza che tutti i problemi umani si devono affrontare e risolvere sempre attraverso la comprensione umana e intersoggettiva. C'è un eclettismo che quindi denota una metodologia non uniforme e che non ha neanche l'ambizione di epistemologica di fare progressi nel campo della conoscenza del soggetto e dell'oggetto, quanto di risolvere problemi in modo da migliorare l'adattamento del soggetto alla realtà, senza un approfondimento sulla personalità del soggetto e su che cosa si intenda per personalità in modo autentico e profondo. Dipende anche dal modo di intendere il linguaggio, no? Se il linguaggio è solo un'espressione esteriore o anche presuppone un dialogo con se stessi, che non viene così evidenziato da queste tecniche, perché in fondo sono artifici, tecniche, un artificio in buona fede per far sì che il paziente abbia un cambiamento emozionale. Che possono agire sui sintomi, però naturalmente
la causa di questa sintomatologia non viene toccata, cioè attraverso questi sistemi il soggetto può superare al momento così quell'ostacolo, però le cause della sua ansia, della sua angoscia, le cause non vengono proprio per definizione affrontate, perché non si cerca che cosa sia accaduto, ma si cerca come avviene la comunicazione su queste basi che non si possono conoscere. Quindi anche queste terapie familiari, terapie di gruppo, eccetera, in qualche modo non pretendono di approfondire la dialettica dei problemi di ogni singolo, no? Ma cercano dei compromessi, degli aggiustamenti in modo da superare anche nelle dinamiche familiari, anche lì non si approfondisce. E poi è una terapia breve per definizione, in cui in 6-8 sedute si punta a far avvenire questa ristrutturazione della comunicazione, per cui c'è l'aspettativa che per effettuare queste modifiche non sia necessario molto tempo, mesi o anni di terapia, perché una volta stabiliti gli errori disfunzionali di comunicazione, il terapeuta deve dare il suo parere di come intervenire per comunicare in modo diverso in famiglia, e da lì poi nasceranno dei cambiamenti in modo inevitabile. Perché dialogo si intende comunicazione esterna, come una trasmissione di informazioni, non dialogo interiore, dialogo con se stessi, quindi quello che poi è alla base dei comportamenti, cioè si limita ad osservare e ad agire sul comportamento stesso. È una pragmatica, proprio come detto anche da Václav, che la comunicazione deve essere affrontata in modo pragmatico per risolvere dei problemi in breve tempo, in modo da migliorare l'adattamento dei vari soggetti. Cioè, da dire che è anche difficilmente riproducibile in senso universale, perché si basa molto anche sulla personalità carismatica del terapeuta, che deve persuadere, deve convincere, deve suscitare emozioni nel paziente. E se le stesse tecniche vengono effettuate da un terapeuta un po' passivo, senza una grande personalità, non sortirà alcun effetto. Quindi, mentre il comportamentista cerca di individuare una serie di azioni che il terapeuta dovrebbe fare, che sono riproducibili in tutti i casi, invece il terapeuta di questo tipo dovrebbe avere una capacità persuasiva particolare, utilizzare bene i vari artifici per entrare nel mondo dei convincimenti, nel mondo interno del paziente, e sortire questo cambiamento, che inizialmente sarà solo una suggestione, ma poi, secondo questi terapeuti, sarà la base per un nuovo modo da parte del soggetto per rielaborare quanto ha vissuto, dandone una nuova interpretazione. Quindi, sì, ma anche se posso aggiungere, anche pensando a quel tipo di psicopatologie molto gravi, e quindi uno spunto di riflessione va anche a quanto alcune sintomatologie invece per forza ci fanno ricondurre ad un percorso più lungo invece di terapia, di assistenza, che necessita comunque un percorso di cura per forza più lungo. Quindi effettivamente lei sta parlando di un percorso personalizzato. Non a caso anche la medicina sistemica e della complessità portano avanti la ricerca di una medicina personalizzata che sia adatta al paziente, modellata e cucita sartorialmente appunto sul paziente. Sì. Quindi si richiederebbe anche un approccio integrato. Sì, aspetti in comune ci sono anche con la teoria di Rogers, della terapia basata sul cliente, sul paziente, in cui ogni trattamento deve essere personalizzato e mettere al centro il singolo caso, il singolo individuo, e cercare di trovare una analogia con il modo di parlare, di atteggiarsi, e rispecchiare non solo i suoi pensieri, ma anche proprio la modalità non verbale di atteggiarsi del paziente, e cercare di affrontare
a livello intersoggettivo, a livello proprio dell'esperienza di essere umano che evoca in me l'altro, di trovare una soluzione ad alcuni problemi. Mentre Rogers però ha un orientamento umanistico che si basa sulla comprensione dei sentimenti e dell'interiorità del paziente, qui c'è una metodologia più pragmatica, più riduttiva, che si basa solo in modo che si basa prevalentemente sulla modifica del modo di comunicare, con l'aspettativa che cambiando un tassello del sistema comunicativo anche gli altri tasselli saranno costretti a cambiare posizione, che quindi il circuito comunicativo possa avere un nuovo modo di esprimersi. Quindi c'è un atteggiamento tendente al riduzionismo, come se ci fossero delle reti neuronali che possano essere modificate da un nuovo modo di comunicare e che quindi la comunicazione possa dare delle variazioni nella biologia del cervello. Poi ci sono altri autori come Maturana, Varela, che sono biologi, che hanno posto al centro la comunicazione come modalità per modificare anche la biologia degli individui viventi. Ci sono varie teorie che mettono al centro la cognizione e il linguaggio, ipotizzando che questi a loro volta possano modificare la biologia del sistema nervoso centrale. Quindi ci sono queste teorie che vogliono creare un ibrido tra la comunicazione, la relazione e la biologia per trovare un terreno anche riconducibile alle scienze naturali. Quindi si parte da un presupposto naturalistico, si finisce poi nel naturalismo passando per i concetti di relazione e comunicazione, che sono concetti psicologici, ma la psicologia sembra che sia una scienza di passaggio transitorio, in attesa che ci possa essere da parte della scienza naturale un modo di spiegare tutti questi fatti come dei fatti oggettivi e che non hanno bisogno di introspezione e di una psicologia dell'io, del soggetto. Quelle forse anche proprio in Frankl, quindi aveva fatto l'esempio già citato di un'intenzione paradosso, l'intenzione paradosso, che deve attraversare la strada e quindi dovrebbe pensare: ma sì, io vado, mi vengono addosso tutte le mani, però sono artifici che non sempre sono piuttosto empirici, no? Sono casi spesso aneddotici di persone che sono state molto meglio e anche meglio a lungo dopo queste esperienze singole. Sì, come difficile. Se uno dicesse rischio la morte, ma sì, anche se moriamo. Cioè, è anche possibile in generale che ci sia un momento della vita in cui un'esperienza ti turba talmente tanto che poi la tua vita migliora come qualità da questa esperienza che ti ha formato. È difficile arrivare da un terreno particolare al terreno universale, stabilire che queste tecniche siano sempre efficaci, siano universali. Anche perché dietro queste fobie c'è altro più profondo, non esiste solo, sì. Non è nata per caso quella fobia, è nato da problemi antichi, storici, della personalità, e quindi richiederebbe una terapia più profonda. Sì, qui adesso, senza volere approfondire in maniera particolare questi argomenti, basterà insomma prendere in considerazione il fatto che si vuole partire da un'esperienza psichica particolarmente complessa come quella del linguaggio per trovare una via verso la neurologizzazione della comunicazione. Ora è molto differente parlare di comunicazione come scambio di informazioni anonime, così come può avvenire attraverso un computer, e parlare invece di linguaggio e di comunicazione come avviene tra gli esseri umani e come avviene nell'ambito dell'esperienza psichica riflessiva dello stesso individuo, perché in una
una concezione di questo genere, l'ideale sarebbe quello di arrivare ad un semplificazionismo estremo dove è possibile ridurre la comunicazione a quanto avviene tra un computer ed un altro meccanismo computerizzato. In realtà gli stessi costruttivisti si rendono conto che ciò non è possibile, perché anche se tra esseri umani non si comunica, esiste sempre la comunicazione non verbale, la comunicazione è intrinseca al soggetto umano, il soggetto in quanto soggetto è sempre in uno stato di comunicazione, la comunicazione è innanzitutto un fatto interiore, riguarda l'interiorità del soggetto, perché se anche il soggetto non comunica con un altro che è presente nell'ambiente in cui egli si trova, la comunicazione avviene sempre in se stesso. Il soggetto soprattutto comunica in funzione della sua stessa costitutiva problematicità, ciò che non viene colto nell'ambito della comunicazione fisicalizzata è il fatto che il linguaggio, la comunicazione, è innanzitutto interrogativo. Il soggetto comunica in quanto si interroga, e quindi anche quando non abbia un altro soggetto nell'esteriorità come riferimento a cui trasmettere la propria esperienza problematica, tuttavia questa esperienza problematica la trasmette a se stesso, egli stesso si pone come problema, egli stesso si pone l'interrogativo di come possa superare il problema, come possa migliorare la sua condizione problematica arrivando ad una sistematizzazione della propria esperienza. Quindi una cosa è considerare il linguaggio nella sua autenticità come fatto interiore, come esperienza interiore di un soggetto che vive la sua problematicità in funzione di una ricerca, la ricerca di una soluzione, di una sistematizzazione di questa esperienza. È una cosa considerare il linguaggio come un fatto esteriore dove c'è la trasmissione di dati, di fatti tra un sistema meccanico o informatico e un altro sistema che deve corrispondere come registrazione ai dati che vengono trasmessi dal sistema A nel sistema B. La possibilità di esaminare i fatti linguistici è molto diversa a seconda che si assuma quindi una prospettiva interiorizzata, che è necessariamente una prospettiva dialettica, perché è nell'ambito dell'interiorità che scaturisce la tematica del linguaggio. E considerare invece il tema del linguaggio in funzione di una prospettiva esteriorizzata e fisicalizzata, dove c'è un passaggio di dati, di informazione da un sistema fisico o fisicalizzato ad un altro sistema fisico. Si capisce che l'essere umano viene concepito come un insieme di neuroni che trasmette messaggi ad un altro sistema di neuroni, e questi due sistemi vengono assimilati ad un computer, cosa che è possibile, è facilissimo fare, e noi abbiamo due computer che si trasmettono reciprocamente dei dati, ma non è per questo che questi due sistemi abbiano la possibilità di comunicare tra di loro. Comunque non sappiamo. Non c'è una relazione tra questi due computer, c'è una trasmissione. C'è la trasmissione dei dati in un sistema fisico complesso che può trasmettere dati da un computer ad un altro, un sistema A, un computer A può trasmettere a un computer B, il quale può trasmettere un computer C, oppure può rispondere anche agli stimoli del computer A in funzione di quella che però è una programmazione che egli stesso, il computer, non si è data, ma che gli viene
da un'altra mente, da una mente che ha progettato sia quel sistema di computer A come il sistema di computer B e il sistema di computer C, i quali funzioneranno in funzione della progettazione, in relazione alla progettazione che ha ideato una mente che sa, un soggetto cosciente e consapevole di ciò che fa. Quindi questa progettazione ovviamente sarà una progettazione attiva, perché il soggetto deve sapere a che cosa mira. Se poi il sistema non gli riesce secondo il piano di progettazione, si tratterà di correggerlo, si tratterà di apportare delle modifiche, si tratterà di ampliarlo, si tratterà di ridurlo, ma tutte queste operazioni saranno sempre quelle che saranno apportate da parte di un soggetto pensante e riflettente che agirà sul piano del reale in funzione di quelle che saranno le sue, i suoi piani di progettazione. E quindi da questo punto di vista l'aspetto noetico non si può distinguere dall'aspetto pratico, perché ciò che conterà sarà la forma di esperienza che dovrà essere presa in considerazione in rapporto al funzionamento di questi apparati meccanici, elettronici, cibernetici, i quali saranno sempre da considerare in funzione di quello che è la vera soggettività, che è la soggettività che ha progettato in rapporto ad un'intenzione che aspirava a conseguire, di un risultato che sarà un risultato che corrisponderà ad un ideale che il soggetto vorrebbe in qualche modo realizzare. Quindi in questa impostazione, in una impostazione meccanica, non sarà possibile rendere conto di quello che è il vero significato della comunicazione, anche se poi il cibernetico o il costruttivista vorrà di volta in volta aggiungere altri elementi per integrare questo schema essenzialmente fisicalizzato di quello che è il fenomeno della comunicazione, perché anche il cibernetico o il costruttivista o lo strutturalista parla di necessità di osservare non soltanto i contenuti della comunicazione, ma anche come avviene la comunicazione, cioè l'aspetto relazionale. L'aspetto relazionale, ma che appunto è un aspetto che non può essere esaurito da uno schematismo fisicalizzato come quello dei computer, perché non si può dire che un computer magari si arrabbia perché l'altro computer gli ha mandato un segnale troppo forte o troppo debole, casomai si dirà che non funziona bene perché il segnale non era adeguato e quindi non è stato recepito nella maniera giusta, ma non si potrà dire che il computer si è arrabbiato perché il segnale era troppo forte ed è rimasto offeso perché l'altro computer ha alzato la voce. Non ci sono gli elementi per poter considerare due computer alla stregua di due esseri umani, perché la comunicazione appunto non si esaurisce nei dati fisici, nei dati elettronici che sono inerenti alla costituzione di un sistema computerizzato. Lo stesso segnale che può essere espresso da un essere umano può avere significati completamente diversi a seconda dell'intenzione con cui viene trasmesso, perché non è la stessa cosa di fare un complimento anche ad un'altra persona dimostrando empatia, affetto, simpatia, oppure farlo in un senso ironico, sarcastico, o alzando la voce, oppure
recitando in maniera artificiale, facendo una pantomima artificiale della quale si dimostra che in realtà si vuole esprimere un significato diametralmente opposto. Come dire, di fronte ad uno spettacolo indecente uno dice: oh, che bello, oh, che cosa fantastica. In realtà in questo caso si vuole intendere che è una cosa indecente. Ecco, quindi la comunicazione è anche che differisce l'essere umano dalla macchina, perché la macchina non può cogliere l'ironia e non può cogliere la modalità formale. Vediamo che in realtà poi questi psicoterapeuti vogliono utilizzare proprio questi elementi che non hanno la possibilità di essere ridotti a termini meccanici come fattori fondamentali influenza sul paziente, in modo da ottenere un qualche effetto terapeutico o perlomeno una modificazione del comportamento o una modificazione dell'esperienza interna. Per cui in definitiva questi psicoterapeuti credono a questo tipo di psicoterapia, fondamentalmente si contraddicono, perché da un lato pretendono di escludere l'esperienza interiore, la riflessività e il mondo interiore dell'individuo, la personalità interiore, la storia della personalità, per ridurre l'intervento terapeutico ad una forma o di suggestione o di induzione di comportamenti attraverso i più vari artifici. Ma in realtà quando poi entrano in merito alla problematica probabilmente psicologica, devono perlomeno avere una qualche consapevolezza che il rapporto interumano non si risolve in un problema di mettere insieme armonicamente o coerentemente determinati contenuti di carattere meccanico e passivo, ma si tratta di intervenire su un soggetto che può vivere anche delle situazioni automatizzate, ma ovviamente non si risolve queste situazioni automatizzate e non considera risolti i suoi problemi se è una situazione automatizzata, se ne sostituisce un altro. Quello che è importante nella psicoterapia è che il soggetto acquisti coscienza di se stesso come spontaneità costruttiva, non come sistema che è costruito da un altro, che viene trasmesso come un modello al quale il soggetto si deve adattare passivamente attraverso un'induzione tra una personalità che è dominante ed una personalità che invece è risolta ad uno stato di dipendenza. Il problema della psicoterapia è il problema della spontaneità del soggetto, è il problema della dipendenza psicoterapeutica del paziente rispetto allo psicoterapeuta, e quindi questo problema di dipendenza è il problema del transfer, e quindi è nella situazione analitica che noi possiamo entrare in merito a quelli che sono i veri problemi del paziente, che riguardano perciò l'aspetto propriamente emotivo. Ma l'aspetto propriamente emotivo non è che escluda il ragionamento, la riflessione, perché i sentimenti hanno ognuno la sua logica, una logica intrinseca ed una logica di collegamento, di correlazione con tutti gli altri sentimenti, perché tutti i sentimenti fanno capo sempre all'atto di riflessione, al problema cioè del rapporto tra soggetto e l'oggetto, tra l'interiorità e l'esteriorità, tra l'io e il non io. E quindi tutti questi problemi non possono essere trattati così isolatamente attraverso formulette che possono dare una risposta paradosso a situazioni più o meno paradossali.
questi sono espedienti che si possono anche usare in circostanze particolari, soprattutto quando si è creata una forte dipendenza del paziente dal terapeuta, per cui tutto ciò che dice il terapeuta acquista un significato particolare o addirittura miracoloso. Questo è il risultato di una suggestione, ma non è il risultato di una presa di coscienza del paziente e di una affermazione della sua autonomia, anzi è la conferma dello stato di dipendenza. E qui entriamo in merito a quello che è il problema della psicoterapia sistematica, dell'autentica psicoterapia. La psicoterapia deve essere basata su uno stato di dipendenza del paziente dal terapeuta, oppure nella psicoterapia, pur esistendo questo stato di dipendenza, si può pensare di trovare una via perché il paziente consegua uno stato di autonomia, cioè si affranchi da tutte le sue situazioni problematiche che rappresentano un vincolo, una dipendenza, quindi una sofferenza, un dolore per il paziente, in modo che egli possa sciogliere tutti i nodi che si presentano nella sua esperienza e possa raggiungere la piena padronanza dei suoi sentimenti, della sua possibilità di ragionamento, di riflessione, in modo autonomo, senza che debba dipendere dall'altro o debba dipendere da trucchi o artifici che gli propone l'ambiente. E questo è l'interrogativo, perché noi sappiamo che esistono anche correnti di pensiero, anche nell'ambiente filosofico, che sostengono che in ogni modo il paziente non può che essere dipendente, sarà dipendente in un modo piacevole oppure in un modo spiacevole. Potrà essere perciò ottenere nel rapporto con l'oggetto delle condizioni di schiavitù, di sottomissione, di sofferenza, e potrà conoscere tipi di esperienza che invece gli sono utili per padroneggiare l'ambiente e padroneggiare gli altri soggetti, e quindi potrà conoscere delle formule particolari per raggiungere un dominio sugli altri, sull'ambiente e innanzitutto anche su se stesso. Ma il processo terapeutico deve mirare appunto a raggiungere la massima utilità del comportamento, oppure deve mirare a conoscere innanzitutto se stesso. La formula della psicoterapia deve richiamarsi al detto socratico: conosci te stesso, oppure deve preferirsi, avere come punto di riferimento il detto sofistico, che l'uomo è la misura di tutte le cose, e che quindi l'obiettivo ideale del suo comportamento deve essere il massimo utile possibile in quella data circostanza e in quel dato contesto sociale. E questo è il problema di base, è il problema che noi dovremmo cercare il più possibile di comprendere e di sviscerare, e in rapporto anche a tutte le scuole di psicoterapia che intendono svolgere questa attività come attività professionale. In questo caso mi sembra che la propensione sia, come è stato appunto sottolineato, la professione di queste scuole abbia una impostazione fondamentalmente pragmatistica, pragmatistica anche a breve termine, tanto è vero che si parla di psicoterapie brevi, quindi di psicoterapie che possono ottenere anche un risultato pratico in breve tempo, ma per quale durata? Perché si può avere anche un risultato anche a breve termine, però se il risultato è effimero, praticamente è un risultato
che non può essere considerato molto apprezzabile, è considerato apprezzabile perlomeno un risultato che comporti anche una modificazione fondamentale della personalità, perché la personalità non si esaurisce in un attimo fuggente che possa essere cronometrato in termini di minuti o anche di ore o anche di giorni o anche di mesi. Ecco, si intende per una psicoterapia sistematica, una psicoterapia che abbia una chiara coscienza della situazione psicoterapeutica in quanto esperienza interiore di una personalità che ha una sua storia e quindi ha strutturato la propria personalità secondo determinati criteri e principi che possono essere un fattore di stabilità ma possono essere anche un fattore di instabilità, di crisi per il soggetto che vive le modalità di, caratteriali che egli stesso si è costruito. E quindi ci può essere una psicoterapia che non sia una psicoterapia della personalità, che non sia una psicoterapia del carattere, delle modalità di relazione che l'individuo si è costruito come termine di riferimento e come termine anche di sicurezza del proprio io. Questi sono tutti gli interrogativi che ci poniamo quando parliamo di una psicoterapia sistematica e che secondo il nostro punto di vista è una psicoterapia che deve seguire la stessa logica secondo cui si è costituita la personalità, che è una logica dialettica e quindi è ad una logica dialettica che noi ci dobbiamo affidare quando operiamo in termini psicoterapeutici. Va bene. Ecco, giovedì affronteremo il tema del comportamentismo, delle scuole operazionistiche di Skinner, partendo sì, dal sì, rimaniamo sempre su questi temi del riduzionismo in psicoterapia e psicologia. E anche in teoria della personalità, perché come dicevamo queste teorie sono teorie riduzionistiche, al rigore dovrebbero abolire l'io, la personalità, la coscienza, il soggetto, però in realtà poi presumono di poter suggerire o imporre delle applicazioni anche alla pratica psicoterapeutica, cosa che dovrebbe essere aprioristicamente esclusa.